Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo la recensione di HTC One S, l'unico componente della famiglia One che ancora ci mancava da recensire e prodotto che nonostante sia stato lanciato sul mercato da diversi mesi è ancora oggi tra i più interessanti. Questo perché comincia ad avere un prezzo aggressivo, attorno ai 400 euro se date un'occhiata ai vari shop online, anche quelli più famosi, e quindi un prodotto interessante e capace di garantire prestazioni top di gamma. Inoltre, si presenta molto bene dal punto di vista dell'estetica, è molto bello, elegante, direi anche un po' aggressivo e cattivo nella colorazione nera, anche merito di questo occhio rosso che vedete, che poi altri non è che la fotocamera da 8 megapixel. Oltre che essere bello, è molto maneggevole. Stupisce, diciamo, per usabilità con una sola mano, e di questi tempi non è affatto male, in quanto abbiamo sempre smartphone sempre più grandi e sempre meno maneggevoli. Questo One S poi si comporta molto bene. Le dimensioni sono di 130,9 mm lunghezza, 65 larghezza, soli 7,7 di spessore su tutto il corpo. Inoltre il peso è di soli 119 grammi, quindi non si sente né in tasca né mentre lo utilizzate con la mano. Ve lo faccio vedere anche in comparazione col Galaxy Nexus. Vedete come le dimensioni sono inferiori, sia per lunghezza, sia per altezza, larghezza, sia per spessore. Dal punto di vista del design abbiamo una scocca unibody in alluminio, parzialmente in realtà di alluminio, perché queste due zone che vedete sopra e sotto sono in plastica. Qui sotto abbiamo l'antenna, qui sopra abbiamo altro non è che un vano dove inserire la micro SIM. Comunque guardiamolo un pochino meglio dal punto di vista fisico. Sul lato sinistro abbiamo porta micro USB, che poi è anche un'uscita video tramite l'adattatore MHL. Sulla parte inferiore abbiamo un microfono. Da quest'altro lato abbiamo un bilanciere del volume. Nella parte superiore abbiamo pulsante per accendere e spegnere, un secondo microfono che in pratica va a ridurre i rumori esterni, quindi fruscii, e poi abbiamo il jack da 3,5. Dietro abbiamo altoparlante posteriore, scritta Beats Audio, logo HTC e fotocamera da 8 megapixel con flash LED. Sensore BSI, ma soprattutto gode di un processore di immagine dedicato, quindi affiancato, e questo gli conferisce la capacità di scattare foto ad alta qualità, ma al tempo stesso super veloci nello scatto. Infatti possiamo effettuare scatti, raffiche di scatti in maniera velocissima. Poi davanti abbiamo altoparlante anteriore, camera VGA che ci consente anche di fare videochiamate VoIP. Il sensore di prossimità di luminosità non manca, come non manca nemmeno il LED di stato, anche se non si vede. Poi abbiamo i vari tre tasti back on multitasking in forma soft touch, molto sensibili, e poi abbiamo un bellissimo display Super AMOLED 4.3 pollici con risoluzione 960x540 pixel. Quindi abbiamo un nero molto profondo, contrasti elevati, colori molto vivi. Faccio vedere ad esempio subito un video demo per darvi un'idea. Come vedete, la qualità è veramente eccezionale. In confronto a un Galaxy Nexus, ho notato che i colori sono un pochino più accesi, a meno se spariamo, diciamo, la luminosità al massimo su entrambi i device. Comunque un prodotto veramente che fa del suo punto di forza il display, tra i tanti punti di forza in realtà che ha. Come vedete, la qualità è veramente eccezionale. Quindi bellissimo display, però abbiamo anche un ottimo hardware. Infatti il chipset è un Qualcomm Snapdragon S4 8260A che integra un processore super veloce, ovvero il Krait, che è una CPU di nuova generazione. Si può confrontare tranquillamente con i futuri Cortex A15, e qui, nonostante ce l'abbiamo in versione dual core, riesce a tenere testa tranquillamente alle soluzioni quali Tegra 3, che hanno un Cortex A9 a 4 core. È super veloce, vedete come qualsiasi tipo di interazione è istantanea. Vi faccio vedere anche magari il market. Vedete, il tutto è molto fluido.
Abbiamo ovviamente 1 GB di memoria RAM, la GPU Adreno 225 che è molto performante nei giochi 3D. Abbiamo una memoria di 16 GB interni, non è espandibile tramite microSD. Ripartita come? Allora, 2,21 GB per installare applicazioni e quasi 10 come archivio dati. Non abbiamo la possibilità di espandere appunto tramite microSD, però HTC ha pensato bene di stringere un accordo con il servizio Dropbox per garantire agli utenti ben 25 GB di spazio cloud gratuito. Dal punto di vista software, One S nasce con Ice Cream Sandwich, con Jelly Bean che dovrebbe arrivare entro fine dell'anno. Ad ogni modo, per il momento dobbiamo accontentarci di Android 4.04 con interfaccia Sense 4.1. Di fatto si tratta dell'ultimo aggiornamento OTA rilasciato da HTC, datato 22-23 di agosto, quindi piuttosto recente. Non ci sono particolari novità da segnalare se non maggiori performance o una migliore autonomia, stando al changelog di HTC. Per il resto abbiamo la solita Sense con le sue 7 schermate, possiamo aumentare o diminuire queste schermate, comunque massimo sempre 7. Possiamo personalizzare la grafica con skin, sfondi oppure cambiando il blocco a schermo, ce ne sono fino a 8. Come si fa ad aggiungere widget? Praticamente tocchiamo per qualche attimo lo schermo e accederemo a questa schermata che ci darà la possibilità di visualizzare tutte le 7 home nella parte alta e poi tutti i widget nella parte centrale, così come anche le applicazioni e i collegamenti veloci da inserire. Il multitasking è gestito attraverso il tasto apposito. Abbiamo la visualizzazione a caldo, quella già vista su One X, quindi non abbiamo il metodo concepito da Google con i tab. A mio avviso il metodo HTC è un pochino meno immediato, però è comunque di facile utilizzo ed è piuttosto scenico. Per poter chiudere l'applicazione basterà trascinare queste card al di fuori dello schermo. Cosa c'è di preinstallato di HTC sul One S? Allora, innanzitutto Watch, che è l'applicazione che ci consente di acquistare e affittare film sia in lingua italiana sia in alta definizione o bassa definizione, e possiamo anche condividere questi film fino a 5 altri prodotti HTC. Diciamo che è una buona risorsa per poter sfruttare al meglio il Super AMOLED. Poi abbiamo il giochino Tether, che ormai è celebre dai tempi di Windows Mobile, la torcia che è molto simpatica con i suoi 3 livelli di intensità. Abbiamo Note, che è praticamente l'applicazione Evernote, Polaris Office, ormai la suite famosa per poter creare o anche leggere documenti Office. Playbooks praticamente sostituisce l'applicazione proprietaria HTC eBook Reader. Per il resto abbiamo una novità vera, ovvero EA Game Box, che non è un'applicazione di HTC, però è un'applicazione che è contenuta nell'ultimo aggiornamento OTA, quindi fa parte del pacchetto OTA. Ci dà la possibilità di giocare a 5 giochi, in realtà 4 sono demo, FIFA 12, ad esempio Need for Speed, mentre possiamo scaricare e installare gratuitamente la versione free, appunto completa di Dead Space, quindi sicuramente un'iniziativa che farà piacere a chi ama i videogiochi. Detto questo, andiamo sull'applicazione musica, che adesso si struttura in quattro sotto-applicazioni. Abbiamo tre di queste che in realtà sono quelle scaricabili free sul market di Android. Però diciamo che HTC ha pensato bene proprio di integrare queste applicazioni. Ad esempio, se andiamo a guardare il widget della musica, vediamo come SoundHound è integrato all'interno del widget di HTC. Poi abbiamo appunto la radio in streaming, 7 Digital Over lo Store, che ci permette di acquistare album oppure i singoli. Facciamo magari un esempio nell'ascoltare una di queste canzoni. Uno a caso, vediamo questa. Poi allora, come si può sentire, la qualità audio è molto molto buona, molto convincente,
pulita e il volume è più alto rispetto a One X, almeno per quanto mi ricordo io. Già che ci siamo, magari facciamo anche la chiamata alla 3, 4040 ad esempio. Allora, dal punto di vista dell'audio, allora, la mia voce come volume è molto molto forte, però purtroppo tende un pochino a gracchiare, mentre se parliamo di conversazione normale devo dire che questo One S forse è uno dei migliori prodotti HTC degli ultimi tempi. Si sente bene, chiaro, pulito, non ha suoni metallici, quindi mi ha molto convinto. L'unica vera pecca, se proprio dobbiamo citare, è questo viva voce, però diciamo nessun dramma, ecco. Adesso andiamo ad analizzare il versante fotocamera che può godere del software Image Sense 4 che ci permette di scegliere tante scene, quelle migliori per scattare fotografie in base alle situazioni in cui noi ci troviamo. Ad esempio abbiamo HDR, panorama a 180 gradi, primo piano per fare le macro, oppure anche illuminazione scarsa in caso siamo appunto in condizioni un po' di luce precaria. Possiamo aumentare o diminuire la risoluzione, massimo 8 megapixel, mentre in caso di video è in Full HD. Possiamo regolare qualcosa, sempre a livello di contrasto, esposizione, nitidezza o anche bilanciamento del bianco, ISO fino ad 800. Possiamo impostare le foto in modalità widescreen oppure foto a 4 terzi, se attivare o meno il rilevamento dei volti e via dicendo, così come possiamo anche volendo inserire attivare lo stabilizzatore video in caso di registrazione video, così da prevenire diciamo video mossi. Inoltre possiamo applicare vari effetti grafici in fase di pre foto, quindi dei filtri, non manca lo zoom. E poi la vera novità appunto è il fatto che le foto vengono scattate ad una velocità pazzesca. Infatti facciamo vedere la prova, vedete, pochi attimi e avremo praticamente fatto tantissime foto, quindi una fotogramma veramente straveloce. Ovviamente queste foto poi noi le possiamo sia condividere con qualsiasi servizio, vedete, oppure anche modificare per migliorare la qualità della foto stessa. Già che ci siamo, adesso proprio guardiamo qualche foto scattata. Vediamo un po', andiamo sulla galleria. Ovviamente le foto le metterò anche in un focus a parte, così vediamo un po' se vi convince. Vediamo un po', vediamo qualche immagine, esempio questa che è molto bella, oppure questa anche bella. Vi faccio vedere sempre questa foto qui che è molto bella, che è questo Super AMOLED, chiaramente va a enfatizzare la resa dei colori, resa dei colori che comunque vi assicuro che anche rivedendoli su PC tende a essere molto realistica e con colori vivaci. Infatti se c'è una delle migliori cose di questa fotocamera è proprio la resa dei colori, la cattura dei colori, molto molto convincente. Anche qui vedete colori molto vivaci, anche questa molto bella, questa anche. E poi oltre a fare delle ottime foto fa veramente degli ottimi video che mi hanno stupito sia per la qualità, sia perché sono molto fluidi, colori anche qui catturati veramente alla grande, rendono veramente tantissimo, ma mi hanno stupito veramente anche dal punto di vista dell'audio. Quindi faccio vedere un esempio. Quindi come si può osservare la qualità
veramente molto molto elevata. Inoltre possiamo acquisire screenshot scattando foto mentre riproduciamo un video oppure anche mentre stiamo registrando un video. Quindi questo HTC One S è sicuramente un prodotto che fa uno dei suoi punti di forza, la multimedialità. Ottime foto, ottimi video e poi abbiamo uno schermo che enfatizza il tutto. Andiamo ad analizzare la navigazione web, altro aspetto molto importante per gli smartphone odierni. Andiamo sul nostro sito web androidgeek.it, vedete come il tutto è veramente molto molto fluido, fluido, liscio, anche pinch zoom molto buono, il pan anche, vedete. Rotazione di fatto fulminea, quindi molto interessante. Poi browser web ovviamente è presente dall'HTC, possiamo switchare velocemente da un tab all'altro. Questo è il Corriere dello Sport, che è tipicamente un sito abbastanza pesante. Vedete come va sempre molto molto bene. Ovviamente possiamo attivare anche, diciamo, il flash, chiudere i tab in questa maniera, attivare il flash oppure forzare la modalità PC. Al momento già ce l'abbiamo attiva, il flash no, lo facciamo adesso. Flash player che è ovviamente un po' più pesante, però io direi che nonostante tutto questo One S si comporta molto bene su un sito come Corriere dello Sport, veramente super pesante. Qualche volta possiamo avere qualche microscatto, però si comporta veramente molto bene. Più che altro il browser web di HTC rispetto ad altri tende ad riadattare continuamente la pagina web in base allo schermo, ad ogni più piccola interazione, vedete, cosa che invece non avviene con altri device, Android, quindi altri software browser web. Quindi una navigazione web molto molto convincente. Ora andiamo sul lato ludico, lanciamo il gioco Asphalt 7, quindi un titolo piuttosto recente, così da vedere come si comporta la GPU Adreno 225. Un attimino di pazienza, ovviamente è un gioco, mi pare, che occupa qualcosa come 2 GB, quindi è piuttosto grandicello. Come si può osservare, anche i giochi 3D sono ovviamente fluidissimi, perché comunque il processore grafico del Adreno 225 è tra i più performanti attualmente in ambito mobile. Poi, unito al processore dual core Krait, le prestazioni non potrebbero che essere quindi eccezionali. Vi do un'ultima informazione riguardante l'autonomia che in realtà è nella media, è da 1650 mAh la batteria, ripeto, non removibile, però diciamo che è una batteria che ci porta a sera con un uso mediamente intenso, un po' nella media di tutti i device Android. Quindi, arrivando alle conclusioni, questo HTC One S a mio avviso è un ottimo smartphone capace di garantire
un'esperienza Android di alto livello, massime prestazioni praticamente in tutti gli ambiti, e possiamo dire che si contraddistingue particolarmente sotto il profilo multimediale, quindi fa ottime foto, video ottimi, ha un display che va a enfatizzare, diciamo, tutto ciò. Quindi se cercate uno smartphone attorno ai 400 euro, questo HTC One S è senza dubbio un prodotto consigliato. Inoltre vi ricordo che per eventuali domande, curiosità, siamo ovviamente sempre a disposizione. Potete scriverci email, pubblicare commenti sul sito oppure sul canale YouTube. Faremo comunque diversi focus. Se avete qualche curiosità, ripeto, noi siamo a disposizione. E niente, con questo, diciamo, è tutto. Vi rimando quindi alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!